Seconda edizione della Summer School rivolta dalla Regione Toscana agli insegnanti delle scuole superiori riuniti nella sede dell'ex Enaoli di Rispescia, in provincia di Grosseto, per 4 giorni di studio dal titolo Per la storia di un confine difficile, l'Alto Adriatico nel Novecento. Foibe, esodo e confini al centro del programma di studio. La vicepresidente della Regione Monica Barni ha definito l'iniziativa un nuovo tassello nelle politiche della memoria in preparazione, dopo gli ottimi risultati del 2017-2018, al giorno del ricordo e al viaggio istituzionale sul confine orientale. L'obiettivo che noi ci vogliamo raggiungere è quello di far conoscere agli insegnanti, far conoscere ai ragazzi la storia, una storia che è poco conosciuta come quella del confine orientale, una storia che spesso è stata invece ideologizzata e strumentalizzata. Noi vogliamo lavorare con loro perché si ricostruisca la storia e si conosca il contesto di un luogo davvero complesso. La Toscana è stata tra le prime regioni in Italia a coinvolgere le scuole e gli studenti nelle iniziative sulla memoria che coinvolgono gli istituti storici della Resistenza. L'importanza dell'iniziativa è sicuramente quella di continuare sulla strada della formazione continua e dell'aggiornamento degli insegnanti, ma direi più in generale l'Istituto, con il supporto fondamentale della Regione, da anni sta sviluppando questo progetto di Summer School che è collegata a una serie di lavori di ricerca fatti negli anni appunto sui confini, in particolare sul confine cosiddetto difficile del settore orientale. Queste le sezioni di studio della Summer School: confini e nazionalismi ieri e oggi, fascismi di confine e resistenze, foibe e esodo, confini oggi.